Buongiorno, oggi parliamo del miele di rododendro. Rododendro che prende il nome da un termine greco da rhodons e dendrum, albero rosa, dovuto appunto alla colorazione della fioritura di questa pianta, che può essere rosa, ma va anche bianca o anche gialla. La quota altimetrica del rododendro va dagli 800 ai 1300 metri, abbraccia tutto l'arco alpino e fiorisce da metà giugno a fine luglio. Può essere considerato un prodotto di nicchia, in quanto portare gli apiari a 1000-1200 metri di quota può essere faticoso, in certi posti addirittura impossibile senza un'adeguata viabilità. Passiamo al prodotto. Il prodotto può essere liquido, la colorazione del prodotto liquido è giallo-giallo paglierino. In questo caso è cristallizzato, va sul bianco, sul ghiaccio, sull'avorio. Il profumo è debole, tenue, sa di cera pulita, sa di caramelle gelée, sa di fiori bianchi. Il gusto rispecchia esattamente l'olfatto di cera, di caramelle gelée, di confettura fresca, di fiori bianchi, di muschio. Con questo un saluto da ambasciatori e ambasciatrici del miele e buon miele a tutti.